sono più partite che si manca il gol, però nonostante quello abbiamo avuto un atteggiamento giusto da confrontare contro per quello di martedì e di mercoledì, scusate, ma abbiamo avuto un atteggiamento giusto, stiamo migliorando, cioè mentalmente stiamo crescendo molto e adesso ci siamo. Adesso un pizzico di fortuna ci manca, però per il resto siamo pronti. E oggi abbiamo gestito bene la partita, abbiamo attaccato, abbiamo difeso in modo giusto, le ripartenze d'oro le abbiamo assorbite bene. Abbiamo fatto una buona partita sotto tutti gli aspetti, ho mancato il gol che a volte magari può venire, a volte no. Però abbiamo fatto una buona partita, appunto abbiamo gestito bene la partita. Certo, sicuramente per un portiere non prendere il gol penso sia la soddisfazione più grande che ci sia in una partita. Anche se ti dico la verità, una vittoria farebbe più comodo. Però vabbè, ormai è nata così, adesso pensiamo a sabato prossimo. Sicuramente queste partite sono quelle che i punti te li fanno pesare di più. Nel giro di andata abbiamo perso un paio di punti un po' determinanti e anche oggi potevamo strappare qualche punto in più, però ormai è nata così. Stiamo recuperando l'Inter che oggi ha perso 3-1, però cioè, siamo sulla buona strada, dobbiamo solamente crescere come gruppo, come fame, per il resto ci siamo. Sono soddisfazioni, però in primis devo ringraziare la squadra, perché la prestazione di un portiere viene tramite la squadra. Sì, sto facendo bene, sto facendo quello che devo fare, mi alleno bene tutti i giorni, alla fine l'allenamento paga, si può vedere benissimo. Poi per il resto penso continuare così, senza pensieri. Sinceramente dico la verità, andare in prima squadra è sempre una soddisfazione, però cioè, mi trovo bene con Frestolini, anzi benissimo, che per me è come un secondo padre, però andare in prima squadra è una soddisfazione, andarci bene con i grandi, far vedere chi, per dimostrare chi sei. Beh, dopo allenarsi con Berisha, con Lini e Rossi è sempre una soddisfazione, sì.